ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi sono in compagnia. Buongiorno. Allora, come state innanzitutto? Oggi è lunedì 9 maggio, sono le 8:20, quindi stiamo prendendo il caffè. Ieri io ho fatto il mio compleanno, 544 anni ormai. Li ho aumentati un po'. Comunque, allora, aggiornamento gemellini, sono ancora un po' instabili con la febbre, nel senso che sale e scende. Appena ho sentito la pediatra, mi ha detto che comunque può essere normale essendo una forma virale, quindi andiamo avanti a Nurofen. E stamattina super mattinata di spesa, spesine, quindi vi portiamo con noi. E ora prendo il caffè perché ieri era brutto, oggi è bello e tendo ad avere il mal di testa. Quindi adesso facciamo colazione con calma, che ce la meritiamo tutta. Vi auguriamo un buon inizio di settimana e ci vediamo tra un po' con le varie spese che faremo. Ciao amici. A più tardi, ciao ciao. Rieccomi, sono le 12:25, noi siamo tornati alle 11:30, quindi abbiamo pranzato noi, abbiamo fatto pranzare i gemelli, ho già riordinato la cucina, così ora sono tranquilla e vi faccio vedere. All'incirca nel complessivo abbiamo speso 600 euro, siamo andati alle Sirene Blu dove ho speso 140, in farmacia 70 euro e alla Coop dove ho preso anche la carne e ho fatto due scontrini, quindi siamo entrati due volte, la prima volta la nostra spesa, la seconda volta quella dei gemelli. La prima volta abbiamo speso 230 euro perché avevamo un coupon di 15 euro e la seconda volta abbiamo speso 125 per quello che riguarda la spesa dei gemelli. Allora, inizio col farvi vedere la spesa delle Sirene Blu. Ho speso un po' di più perché comunque ho preso anche delle cose che ci serviranno per il mare, quindi motivo per cui ho speso un pochino di più. Allora, innanzitutto ho preso due pacchi di pannolini marchio Carezza, che sapete, chi mi segue sa che è tra i miei preferiti. Ora siamo arrivati alla misura 5, quindi 11,25 kg. Sono 32 pannolini, li pago 6,50 euro e sono veramente ottimi. Secondo me equivalenti a Pampers Baby Dry. Poi, essendo che purtroppo erano finiti, ho preso i pacchi della Pampers Sole Lune che costano 2 euro in più, sono sempre 32, sempre 11,25 kg. Di questi ne ho presi 3, quindi 3 Pampers Sole Lune e 3 Carezza. Dopodiché ho preso l'immancabile, se lo trovo, Mon Amour, che è aumentato, ora costa 3,89 euro. 1,95 euro, carta igienica marchio Blue Kiss, che è il marchio economico delle Sirene Blu, 3 Scottex Regina, 1,69 euro, quindi ottimo prezzo, il fustone della Sole, in offertissima, 112 misurini per 8,90 euro, quindi super. Dopodiché ho preso delle mascherine, quelle FFP2, ne ho prese 4 a 59 centesimi, a 99 centesimi ho preso delle salviette cucina, ma io le uso per lo più in camera giù, in lavanderia,
perché comunque sono pratiche. Soliti sacchi dell'immondizia, 1,45 euro. I sacchetti per il freezer, 89 centesimi. Ho voluto provare, e saluto Marianna che mi ha consigliato questo detergente della Lysoform. Questo qui è al profumo di agrumi, anche se non si sente tanto, però comunque è al classico profumo di Lysoform, 1,79 euro, quindi vedremo un po' com'è. 1,69 euro il Vert per il bagno, che sapete che è tra i miei marchi preferiti. Ho preso due doccia schiuma, uno da portare via, uno per casa per mio marito e Alex, che è un 3 in 1 praticamente. Salviettine Pampers Sole Luna, perché non c'era altro di buono e allo stesso tempo conveniente. 99 centesimi, ne ho presi 3 mi sembra. Ho poi preso lo shampoo e il balsamo del marchio Dove, 1,79 euro, ho provato crespi e secchi, vedremo. Ho preso la protezione 5 in 1 Nivea Sun, era a 11,65 euro. Il dopo sole rinfrescante lenitivo della Prep era 6,60 euro meno il 30%. Sapone liquido al profumo neutro della Blue Kiss, 99 centesimi per mezzo litro, quindi buono. Due dentifrici Aqua Fresh di due gusti diversi, era a 89 centesimi. 2,69 euro, 8 spugne microfibra Spontex, sono le mie preferite, le uso sia in bagno che in cucina. Il mio preferito sgrassatore per la cucina della Berta, 1,79 euro, multiuso aceto di lampone. Ho poi preso dei Tampax che erano a 2,69 euro. La tinta, questa della Frank Provo, era 2,90 euro, infatti tra qualche giorno la farò. 1,45 euro salviette fria. 1,39 euro il Bionsen, che è tra i miei preferiti. 3,69 euro le crocchine per cookie. Dopodiché, sì, sono per te. Scusate. Un altro di Sole Luna. Opla. Dopodiché ho preso per 1,25 euro l'alluminio. Questi giochini, che in realtà me li ha dati in omaggio la cassiera. 6,95 euro, preso i pannolini per l'acqua, 3, 4, quindi 7, 15 kg, sono dentro 12 pezzi, quindi vedremo. Ho preso la protezione dell'Autan per le zanzare, perché a breve ci riempiremo, purtroppo era 5,90 euro, e anche il fluido dopo puntura a 2,95 euro del marchio Fria. 99 centesimi ho preso due spazzolini della Mentadent, lo shampoo che vi dicevo Dove in abbinato al suo balsamo, dei sacchettini per l'umido 1,25 euro, il colluttorio per Alex 99 centesimi, deodorante per mio marito 1,99 euro del marchio Infasil Uomo. Ultimo pacchetto Fria, non ce n'erano più, motivo per cui ho preso Sole Luna. Le solite papere DAC che prendo per il WC, che utilizzo anche per pulire una o due volte a settimana la doccia, perché è veramente ottimo, 2,99 euro. Un bagno schiuma da portarci via, 99 centesimi, mi ha colpito perché si chiama Summer Dream. 1,25 euro un detergente intimo, l'altro spazzolino che vi dicevo e una mucchina che era in offerta a 2,95 euro, questa è da 250 ml ma tanto dura tanto, perché ho visto quando ho preso il flacone grande, e per sterilizzare i biberon dei gemelli. E basta, alle sirene blu questa, adesso metto via tutto e vi faccio vedere il resto. Rieccomi ragazze. Allora, in farmacia ho acquistato il solito latte per i gemelli, il neolatte, ne ho prese 4 confezioni. Ho acquistato delle mascherine per Alex per scuola, il solito boccione di fisiologica e la solita tachipirina su poste, compresse, insomma, da avere sempre
nel mobiletto. Dopodiché vi faccio vedere le buste degli omogenizzati. Allora, sono veramente abbastanza, sono circa 100 omogenizzati, ho speso appunto 125 euro. Qui c'è lo scontrino, ecco qua, e ho acquistato al secondo giro di spesa solo omogenizzati. Io ve ne faccio vedere un paio, ma insomma, se no ovviamente sarebbe inutile. Allora, era in offerta Plasmon la frutta a 89 centesimi la confezione da 2. Poi ho preso i soliti cristerini per i gemelli a 1,80 euro. Erano in offerta sempre della Plasmon anche omogenizzati di carne a 1,33 euro. E infine queste per Alex, un giochino. Infine ho acquistato del marchio Coop, Crescendo Coop, il pesce per lo più, quindi platessa, merluzzo e salmone a 1,73 euro. Allora, questa, diciamo, tra virgolette scorta, che poi non è scorta, mi andrà giusto per circa 3 settimane abbondanti. E anche perché ero rimasta quasi con nulla, si può dire, quindi ho dovuto insomma prenderne un bel po' e basta. Quindi al secondo giro ho preso questa e 2 casse di acqua della Valmora, che era 20 centesimi a bottiglia. Per noi non l'ho presa perché ora sapete, se avete visto il video, che mi è stato inviato il filtro per depurare l'acqua da rubinetto, e quindi insomma devo solo comprare delle bottiglie di vetro, così poi insomma le metto anche in frigo e basta. Quindi ora tolgo questo e vi faccio vedere la spesa alimentare. A tra poco. Allora ragazze, prendetevi un po' di tempo perché insomma ho un po' di cose da farvi vedere. Vi ricordo che c'è anche il menu inerente a questa spesa. Allora, ho acquistato il solito prosciutto crudo che acquisto del marchio Antica Corte, veramente buono, 1,99 euro. Ho preso lo speck a 2,33 euro perché lo metto all'interno degli involtini di carne ed è veramente buono. Yogurt intero magro, 65 centesimi a pacchetto. Le birrette che prendo a mio marito, una volta erano a 49 centesimi, ora sono aumentate a 55. Ne ho prese 3 o 4. Prezzemolo già tagliato, so che sono pigrona, ma insomma stavolta è andata bene così. 1,40 euro per 50 grammi. Vabbè, 1 euro tondo, ricottina vallelata che uso anche per i gemelli. Le solite mozzarelline, 59 centesimi l'una. Ho preso poi del prosciutto cotto, 1,49 euro. E del salame, 2,29 euro. Ho preso per 2,07 euro il prosciutto crudo. Dei gusterini che ogni tanto do anche a Cookie o metto sopra per la pizza per Alex, 55 centesimi a pacchetto, ne ho presi 4. 1,34 euro la solita insalata ricca che prendo sempre per 350 grammi, quindi secondo me comunque un buon prezzo. Gli altri booster, 1,07 euro in offerta le fette Lerdammer proprio per fare i toast. Solito stracchino, 89 centesimi. Ho preso questa confezione di costine tenere, sono 900 grammi, erano 9,90 al chilo, le ho pagate 8,26. Ho poi preso il formaggio grattugiato, ho preso 5 confezioni a 1 euro l'uno per 100 grammi a pacchetto. Non lo compro mai, però era in offerta, è 750 grammi, bon roll con gli spinaci, 5,98, ho voluto provare. Ho preso delle salsicce con pollo, erano col 30% in meno, quindi credo di averle pagate all'incirca sui 3 euro. Ho poi preso una confezione grande, queste qui le ho pagate sui 4 euro e qualcosa. Le solite fettine di coppa che prendo sempre, sono 630 grammi per 5,36 euro, e queste qui le faccio a modo involtino con lo speck, il formaggio, le arrotolo e o le cucino sul gas o in forno.
Un'altra confezione di coppa, questa è 5,58 per 660 grammi. E l'ultimo pacchettino di Wooster. La prima busta è andata. Ho preso i mandarini carissimi, 3,10 euro per un chilo tondi. Ho preso due confezioni perché prenderne uno è inutile. Mi ero soffermata sulle fragole, quelle che avevo preso inizialmente erano a 4,99, queste qui 4,99, sì, queste qui 2,95, sono 300 grammi, ma ho detto vabbè, mi sembrava veramente un po' eccessivo. Ho preso le pere, 1,5 kg per 3,01 euro, quindi la frutta proprio cara. Si sono abbassati i finocchi, 1,99 euro perché prima erano 2,65 per un chilo tondo. Solito scalogno, 99 centesimi. Allora, ho trovato la rucola, 100 grammi, quindi finalmente un pacchetto con dentro un po' di più perché le altre bustine ne hanno 60 grammi, 78 centesimi. 2 kg di patate, ho preso due reti, da 2 kg erano 99 al chilo, quindi 1,98 a busta. 99 centesimi un chilo di carote. 2,68 euro, si sono un po' schiacciati i kiwi soliti. 2,65 euro i peperoni, mi sembrano proprio belli. E poi le immancabili zucchine, ho fatto due confezioni perché così mi regolo che per i gemelli comunque tutti i giorni gliele faccio. Una busta è 1,6,20 kg per 3,65 euro, erano 2,25 al chilo. E quest'altra bustina è 2,052 kg per 4,62 euro. Un'altra busta è andata. Metto via, ecco qua. Dopodiché, ok. Allora, ho preso l'olio. Ok. Allora, sull'olio non c'erano molte offerte, questo l'ho pagato 4,67 euro. C'era una bella offerta sulla pasta della Barilla, i formati da 1 kg 1 euro tondi, quindi mezzo chilo 50 centesimi. Ho preso mezze penne, fusilli, i sedanini. In realtà non avevo bisogno perché ne avevo presa, però è un'ottima offerta, ho preferito fare un po' di scorta. Altre mezze penne, che comunque sono alla fine i formati che mangiamo di più. Ho preso tre confezioni di tempestina che utilizzo per i gemelli, con questa mi trovo benissimo perché è veramente piccola piccola. E infine le casarecce. Ho poi preso due confezioni di polpa di pomodoro per 1 euro, mi sembra 45 a pacchetto, non vorrei sbagliare. 84 centesimi le bottiglie di salsa, ne ho prese 4. Ecco le altre due. Ho preso due confezioni di panini per hamburger perché con uno farò i fish burger come da programma e con gli altri l'hamburger di carne classico, 99 centesimi. Avevo completamente finito il sale fino e il sale grosso, 17 centesimi a pacchetto, i soliti fagioli cannellini, 1,30 euro, 1,72 euro i broccoli, 1,88 euro gli spinaci, 1,50 euro le tegoline o fagiolini fini, 55 centesimi il pane da toast mulino bianco, 99 centesimi il riso. E un'altra busta è andata, metto via le altre. Allora, un'altra confezione di rucola, 78 centesimi, un'altra confezione di insalata, 1,34 euro. Le solite bustine di patatine che prendo ad Alex, 6 pacchetti per 1,49 euro. Il Sake Bon che piace ad Alex, 99 centesimi. Ho preso
preso questi biscotti, non li avevo mai visti, quindi credo siano una novità della Coop. 1,35 euro per mezzo chilo, i classici. Un'altra confezione di pan carré. Un'altra birretta. Allora, c'erano in offerta i marchi della Mulino Bianco. Così che ho acquistato i pangoccioli, 1,90 euro. I cornetti all'albicocca, 1,65 euro. 2,20 euro i tegolini, per cambiare un po'. 2,07 euro i King, che piacciono ad Alex. Il latte fresco, 99 centesimi. Purtroppo era finito il soffritto e la zucca congelata, così che ho acquistato solo la cipolla e poi andrò ad acquistare, mi pare che è sui 60 centesimi. Busta finita. Ho preso, erano finite le pizze marchio Coop, due pizze margherite, 2 euro, per cui ho trovato in offerta Buitoni, due pizze, 3,49 euro. Ho preso due confezioni, peccato perché quelle sono, oltre che essere buone, anche molto economiche. Ho acquistato, erano sempre in offerta grandi marchi, 1,78 euro, tipo i muesli con granola croccante e cioccolato, che piacciono ad Alex. Ho acquistato il pesce fresco, ho preso del persico, 6,90 euro un pacchetto, 5,90 euro l'altro. Due confezioni di piadina, 1,45 euro l'una. Ho preso degli gnocchi perché questa settimana ho un po' di cose da fare, non riesco a farli io, ma se avete un po' seguito i miei video avrete visto che ho fatto molto molto spesso gnocchi di zucchina fatti io, gnocchi di patate ripieni con brie, con stracchino, quindi insomma stavolta mi sono voluta agevolare un po' il lavoro. Allora ho preso gnocchi di patate mezzo chilo, 49 centesimi, erano gli ultimi due, ne ho presi due. E ho preso poi gnocchi di patate marchio Coop, 90 centesimi l'uno. E così li proviamo. In offerta per i possessori della carta socio Coop, il grana padano da 14,89, scusate, da 17,90 al chilo a 9,90. Io questo qui devo averlo pagato un po' meno di 9 euro. 1,80 euro la maionese Calvè solita. 72 centesimi lo zucchero. Ho preso, anche se non l'ho inserito in programma, il Saclà per fare il riso freddo, perché mio marito me lo chiede spesso, tra l'altro anche oggi l'abbiamo mangiato, l'ho preparato ieri, e quindi l'ho preso, ho detto sicuramente farò il riso freddo in settimana. Giusto da avere in dispensa due panne piccole, 1,25 euro. I biscottini tipo gocciole, 1,37 euro, piacciono ad Alex quelle. Due confezioni di salmone, adoro io il salmone per farmi la piadina, purtroppo solo 50 grammi, 1,90 euro a pacchetto. 1,99 euro 16 simili sottilette. Camomilla, 89 centesimi. 2,20 euro a pacchetto gli hamburger. 1,39 euro ho preso queste due piccole confezioni per fare giusto i toast con il prosciutto, soprattutto per mia suocera che lei non gradisce il salame o il crudo nel toast. Un'altra busta è andata. Allora, ho poi acquistato 2,65 euro 15 uova. Ho preso questo, due cosine per Alex, un tipo cruciverba con i giochini per la sua età, 2,50 euro, e questo giornalino dei Lego Avengers, 5,90 euro, con l'omaggino dentro, e quindi sarà felice. Lo metto lì. Ho poi preso per 7,99 euro 800 grammi macinato per ragù, non c'era la confezione che avevo preso l'altra volta da 1,5 kg, ma insomma anche questo comunque non è male come prezzo. Ho poi preso le banane,
1,8 kg, quasi 2, 3,54 euro, erano 1,95 al chilo. L'altra confezione di mandarini, l'altra confezione di patate, 1,64 euro i fruttoli per i gemelli perché iniziano a essere stufi dei biscottini la mattina, 2,04 euro questi sempre per i gemelli per fare colazione o merenda un po' diversa, l'ultima mozzarellina e scusate, l'ultimo stracchino. Un'altra busta è andata e ho l'ultima. Allora, un'altra confezione di latte fresco, 99 centesimi. Ho poi preso del latte a lunga conservazione, 73 centesimi a confezione, insomma. Ecco qui l'ultima. Ho poi preso per 2,60 euro in offertissima il caffè della Segafredo. 80 centesimi a pacchettino i biscottini, questi qua sono quelli che diamo ai gemelli sia da tenere in mano quando usciamo o la mattina per colazione, ma ora sono un po' stufi. 1,77 euro i tuc per scuola per Alex. Un ultimo pacchetto di pasta Barilla 50 centesimi le farfalline e infine le ultime due birre per mio marito. Allora, di questa spesa purtroppo manca il soffritto congelato, che per comodità e velocità lo acquisto congelato, e manca una bottiglia di Coca-Cola per il sabato, che la prendo giusto per il sabato, e mi sembra di aver preso tutto. No, ho dimenticato il pane grattato, come quasi sempre, quindi sicuramente lo dovrò andare ad acquistare. E basta ragazze, questa è una spesa pensata per circa 16-17 giorni, perché io comunque acquisto sempre qualcosa in più. Spero insomma che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacio enorme, ci vediamo alla prossima, ciao!